Amici di Real Rieti Channel, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Weekend Futsal, anticipato ovviamente di un giorno, perché? Perché domani è campionato, si gioca al Pala Malfatti, la gara che precede le festività pasquali al Pala Malfatti alle ore 21, Real Rieti, Acqua e Sapone, un match che mette di fronte la terza contro la quarta della classifica, 36 punti per il Real, 31 per l'Acqua e Sapone. Per la formazione Amaranto Celeste battere la formazione abruzzese significa mettere una seria ipoteca, probabilmente anche sotto il punto di vista dell'aritmetica, di un piazzamento che garantirebbe un playoff, diciamo così, con tutte le agevolazioni del caso, ovvero poter giocare anche gara 3 in casa. Di questo ed altro parleremo questa sera, ospiti importanti. Il primo ve lo vado a presentare, al mio fianco il vice allenatore dell'Under 21, Daniele Ferri. Buonasera Daniele. Buonasera Marco, buonasera a tutti gli amici di Real Rieti Channel. E insomma, con Daniele per parlare di Serie A ma anche di Under 21, perché siamo ormai a ridosso anche della tornata playoff. Real che ha vinto la regular season con un percorso diciamo seminetto, perché c'è stato un pareggio ma comunque titolo regionale, e poi insomma una cavalcata importante, di questo ne parleremo nella seconda parte. Ora concentriamoci sulla Serie A, andiamo a vedere subito quello che sarà il quadro completo della 23esima giornata. Carli Sport Coggianco Corigliano, Caos Futsal Lollo Caffè Napoli, Montesilvano Asti, Pescara Gruppo Fassina Luparense, Real Rieti Acqua e Sapone, riposano Lazio e Axel Group Latina. Per una classifica che vede al comando Asti e Pescara quota 37 punti, segue Real con 36, Acqua e Sapone 31, Montesilvano 29, Carli Sport Coggianco e Caos Futsal 26, Axel Group Latina 25, Gruppo Fassina Luparense 22, Corigliano 16, Lollo Caffè Napoli 13. Chiude la Lazio con 12 punti e insomma una classifica importante, una partita altrettanto importante. Subito l'approccio, Daniele, un match, abbiamo detto, sta diventando quasi un classico di questo campionato, si rinnova un appuntamento, una sfida che negli anni passati ha regalato gol, emozioni, polemiche e quant'altro, sia in campionato che nei playoff. Sì, un tuo primo giudizio e una tua prima sensazione. Sicuramente una partita che non annoia mai, perché a questa Ponere a Rieti è stata sempre una partita piena di gol, con diversi cavolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, che ha sempre divertito sia il pubblico del Pala Malfatti che il pubblico del Pala Roma, non dimenticandoci dell'ultima sfida al Pala Roma nel girone di andata, che ci vedeva soccombere alla fine del primo tempo, ma che poi con una gran ripresa da parte degli uomini di Mister Patriarca ci ha permesso purtroppo di rientrare in partita ma non di portare a casa punti, anche se forse avremmo meritato di portare a casa qualche punto da Montesilvano. Diciamo il grande assente della serata purtroppo per il Real sarà Xuxa Zanchetta, capocannoniere della Serie A, un giocatore che tutte le volte che vede di fronte a sé l'Acqua e Sapone, la sua ex squadra, segna minimamente due gol. Quanto può pesare questo da un punto di vista proprio di assetto tattico e non solo nella formazione di Mario Patriarca? Sicuramente quando ti manca il capocannoniere della Serie A qualcosa ti manca, è inutile nasconderci dietro a un dito. Però anche chi ha avuto la fortuna di vedere la partita con il Napoli sa che il segreto di questa squadra è avere un gran cuore e avere un gran gruppo. E sono certo che il gruppo della Real Rieti riuscirà a soccombere anche a un'assenza importantissima come quella di Xuxa Zanchetta. Sul gran cuore siamo d'accordo, Daniele, perché credo che nell'ultima giornata di campionato davvero si è rischiato l'infarto per come si è snodata la partita. Allora, le emozioni dell'ultima partita negli highlights montati dal nostro tecnico Zac, ce li andiamo a rivedere, perché davvero da lì ripartiamo per commentare questo Real Rieti Acqua e Sapone. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te. Siamo alla Palacercola di Napoli, chiedo scusa, per recalarvi in diretta appunto la 22esima giornata del campionato italiano di Serie A di Futsal. Sono appena scese in campo Napoli Calcio 5 e Real Rieti. Attendiamo solamente il fischio da parte dei direttori di gara, tra poco vi daremo lettura anche degli arbitri. Adesso una seconda di silenzio, aspettiamo il fischio, sta per partire. Napoli Real Rieti, è arrivato adesso il fischio d'inizio della gara. Ettore Corsini, questa azione, eccolo ancora Douglas Corsini che mette in avanti per Ettore.
e ci ha provato al volo di sinistro. Calcio d'angolo in favore della Napoli. Vega, pallone scodellato per la conclusione di De Bail. Il pallone che passa sotto le gambe di Pepe Miccoli. Errore dell'estremo difensore Dere Arrieti. E passa in vantaggio il Napoli. Il gol di Thiago De Bail, 16 minuti, 26 secondi. E Corsini prova ad imbucare, lancia però il contropiede per il Napoli. Bolo, pallone dentro, viene saltato Miccoli. E poi Pedro Toro si divora il gol del 2-0. Porta il pallone Saul dentro per Hector, che prova ad andare al tiro. Non c'è il tocco di Vega, sarà rimessa con le mani per Rotella. Rafinha, Zanchetta, rientra sul sinistro Zanchetta, mette dentro per Maluco, controlla Saul, la parata di Rotella. Abico e De Bail, la pressione di Maluco, poi quella di Rafinha su Pedro Toro che se ne va sul destro e fulmina Giuseppe Miccoli. Arriva il raddoppio del Napoli, gol realizzato da Pedro Toro. Napoli 2, Real Arrieti 0. Brutto avvio del Real Arrieti, sotto di due gol. Vuole il pallone Sciuscia Zanchetta, prova l'uno contro uno, si fa fermare, Milucci arriva sul pallone, lo scarica all'indietro su Botta. Fornari prova a girarsi, pallone che finisce fuori, si è girato ancora però troppo facilmente Jader Fornari. Milucci scambia con Vega, arriva il pallone che resta lì, Hector per Zanchetta che lo mette dentro, poi ancora Zanchetta, Ghiotti in qualche modo, poi Hector, Rotella, poi Zanchetta ancora. Incredibile quello che è successo in questa azione, quattro conclusioni del Real Arrieti. Dentro per Hector, fuori ancora per Douglas Corsini, di ritorno per Hector che va al tiro, deviato da Vega e allungato in calcio d'angolo da Rotella. Sciuscia Zanchetta dietro per Corsini, ci ha provato di piatto Douglas Corsini a piazzare il pallone. Nella rimessa laterale, 9 minuti 43 secondi, dentro il pallone per Hector, la mancata chiusura di Bico, arriva il gol di Hector. 9 minuti 41 secondi, riapre subito la gara il Real Arrieti. Gol realizzato da Hector, Real Arrieti 1, Napoli 2, De Bail, Pedro Toro. E adesso il sigillo di Hector, ma ferma completamente la difesa del Napoli. Vuole il movimento di Zanchetta, alla fine perde il pallone Saul. Bico spara fuori in diagonale, ma c'è stata la parata di Pepe Miccoli. Adesso va anche a recuperare il pallone Zanchetta, lo cede a Bico Pelentir, all'indietro per Pedro Toro. È bravo questa volta Pepe Miccoli a mettere il pallone in rimessa laterale. Pallone ancora dentro per Vega, arriva il gol dell'ex. Fermo il Napoli sul gol del 2-1, fermo il Real Arrieti e il Napoli trova il 3-1. Tre gol in 11 minuti subiti dalla Real Arrieti, che adesso deve recuperare di nuovo due gol. Ancora per Saul, sempre Rafinha, sempre Real Arrieti, poi la conclusione di Rafinha. Botta, pallone in avanti ancora per Vincenzo Botta, pallone sotto le gambe di Miccoli e gol del 4-1 realizzato dal Napoli. Davvero imbarazzante questo primo tempo del Real Arrieti. Prova a riaffacciarsi in avanti il Real Arrieti. Il blocco di Maluco per Saul, tiro deviato. Ancora corner per il Real Arrieti. Saul, pallone dentro per Zanchetta, alla fine buono per Rafinha. E con il piatto del piede destro Corsini, dentro per Maluco. Alla fine arriva la chiusura di Bico che prova anche a scappare in contropiede, se ne va tutto campo Bico.
Pallone sotto le gambe di Micoli. È il gol del 5-1 realizzato dal Napoli. Bico a tutto campo. Pallone sotto le gambe di Micoli. Ettore però si fa anticipare, poi Saul a mettere pressione, a recuperare il pallone dentro per Ettore che salta un avversario, ancora Ettore! Pallone che finisce fuori. De Bailla. Bico in avanti, Saul recupera dentro per Ettore che si fa murare la conclusione da Rotella a 8 secondi. Ma ha giocato una fase difensiva veramente pessima, un secondo da giocare, Corsini prova ad andare al tiro, doppia deviazione, fine del primo tempo. Primo tempo che si chiude con il Napoli avanti 5-1 sul Real Rieti. All'ultimo secondo volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra da Roma fino a Bangkok, cercando te. Pessimo approccio alla partita del Real Rieti, che ha subito 5 gol in un tempo dal Napoli. Ciò che è paradossale è che il Real Rieti ha avuto anche le occasioni. Zanchetta dentro per Ettore, prova a girarsi Ettore in diagonale. Ettore spalla la porta, il numero 10 del Real aspetta l'arrivo di Saul. Arriva adesso il fischio, si allontana Corsini, va Saul, pallone per Ettore che controlla e tira e colpisce il palo. Il taglio di Corsini, il pallone per Zanchetta, poi ancora Corsini, pallone alto sopra la traversa. Saul, le finte su Bolo, il pallone per Zanchetta che trova la risposta di Rotella. Pronto a tornare Maluco per il Real Rieti. Ettore, lo scarico su Zanchetta che fa il tiro di destro, il pallone resta lì, arriva Ettore che sigla il gol del 5-2, doppietta di Ettore, accorcia le distanze il Real Rieti che aveva approcciato male questa partita. Sta provando a rimetterla in piedi, doppietta di Ettore stasera. Lucas Bolo prova ad andare, va anche al tiro Lucas Bolo. Saul se ne va con una finta, disorienta De Bail, poi cambia lato, serve Corsini, la conclusione deviata, poi Maluco in qualche modo a terra, anche Maluco che ha subito un colpo, lo voleva sulla corsa il numero 27 della Real Rieti. Bolo scappa in contropiede, prova la conclusione in diagonale. Fornari, la conclusione è murata, prova a scatenarsi il contropiede della Real Rieti. Saul sul secondo palo, Rafinha, la pallone però per Corsini che va a calciare. Rotella poi a lottare con Rafinha, alla fine riesce in due tempi. Il movimento di Maluco che controlla il pallone. Prova ad andare ancora Maluco, sempre Saul sul secondo palo. Il pallone deviato è il gol del 5-3 realizzato dalla Real Rieti. Un autogol, non siamo riusciti a capire di chi. Speriamo ovviamente al di là di questa gara che ne possa uscire in fretta Sciuscia Zanchetta. Qui la conclusione di Pedro Toro, la parata di Micoli, Corsini prova a spingere il contropiede. Rafinha dentro per Corsini, prova ad imbucarlo di ritorno per Rafinha. Botteghin, si scatena il contropiede della Napoli, Pedro Toro, il pallone per De Bail, Micoli in qualche modo, poi Toro! Pallone che finisce fuori, ha avuto l'occasione il Napoli. Saul, il pallone per Corsini, il movimento lungo di Rafinha che scappa alle spalle della difesa, Rafinha, la conclusione parata da Rotella. Corsini in anticipo, scambia con Saul che poi si incarta sul pallone, occhio al contropiede della Napoli, Pedro Toro contro Micoli, pallone che finisce fuori, occasione da una parte, occasione dall'altra, si resta sul 5-3. Pedro Toro, Bico Pelentir, uno contro uno su Saul, mette sul secondo palo Ettore per un attimo, poi ancora Pedro Toro. Saul, pallone per Corsini che batte Rotella e sigla il gol del 5-4, 7 minuti 58 secondi
definitivamente tornato in partita il Real Rieti con il gol di Douglas Corsini. Tutto riaperto al Palacercola con 7 minuti e 58 secondi da giocare. Pallone in avanti, Pedro Toro, anzi si tratta di Jader Fornari, alla fine Rafinha gli sfila il pallone, la conclusione di Rafinha, rotella poi Lucas Bolo ad anticipare ancora Rafinha, si allontana Maluco, Hector vuole servire lungo Ghioti che controlla il pallone, prova a girarsi De Bail, Maluco ci mette il piede di ritorno per De Bail, Miccoli miracoloso, poi De Bail per Bolo, il salvataggio sulla linea di Saul. Si fa anticipare qui Sciuscia Zanchetta, Vega la conclusione, Miccoli in due tempi, Saul il pallone dentro per Corsini a tu per tu con Rotella, palo colpito da Corsini, poi Maluco dentro per Hector, cambio di lato, Saul a controllare, lo scarico su Zanchetta, Rotella deve superarsi in calcio d'angolo, 49 secondi, Saul all'indietro per Zanchetta, Hector, tripletta del numero 10 e il gol del 5-5 realizzato da Real Rieti, tripletta di Hector, il gol del numero 10 e anche il gol del 5-5. Pallone per Bolo, la pressione di Hector, anche quella di Saul, occhio perché Lucas Bolo se n'è andato, De Bail, Ghioti in qualche modo, poi ancora De Bail, dentro il pallone, Fornari murato, resta lì ancora Vega, poi Hector prova a servire Zanchetta, il salvataggio di Bico, 13 secondi Real con il portiere di movimento, Zanchetta, 10 secondi, Corsini, Saul mette dentro, Hector, arriva Maluco, Maluco, il gol del 6-5 realizzato da Maluco, torna il gol il numero 19 del Real Rieti, a 5 secondi dalla fine si materializza una rimonta pazzesca per il Real, pazzesco al Palacercola, dentro il pallone, Hector ad intercettare, va a calciare Hector, ma arriva la sirena conclusiva, dal 5-1 il Real Rieti ribalta la partita e vince 6-5 contro il Napoli, il gol di Maluco a 5 secondi dalla fine a regalare 3 punti che sembravano inesperati per il Real Rieti dopo il 5-1 di primo tempo. Torniamo in studio e allora abbiamo visto, possiamo già dire che è stata un po' quella una palestra, no? Perché Zanchetta a mezzo servizio, anche lì insomma il Real nonostante tutto è pian piano è riuscito a rintuzzare lo svantaggio, è riuscito a recuperare un 5-1 del primo tempo che sembrava davvero una montagna altissima da scalare e invece a 18 secondi dal suono della sirena è arrivato il gol di Maluco che ha permesso al Real di portare a casa 3 punti sperati alla fine del primo tempo, ma probabilmente anche meritati. Forse alla fine del primo tempo non erano tanto meritati perché Rieti aveva sbagliato completamente l'approccio alla partita. Come giustamente ha detto il mister a fine primo tempo, loro correvano di più, arrivavano prima su ogni pallone, correvano di più, tiravano più volte in porta, quindi erano meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo la medaglia si è rovesciata, era Rieti che correva di più, tirava di più in porta e arrivava prima su ogni pallone. Probabilmente un'analisi avrebbe detto che sarebbe stato corretto un pareggio, però poi nel nostro sport quello che mi fa dire che il futsal è lo sport più bello del mondo è proprio questi episodi, quello che ti permette di capovolgere una partita nettamente a 5 secondi dalla fine. Gli episodi hanno premiato Real Rieti, magari nelle prossime partite premieranno il Napoli. Magari sì, ovviamente c'è una classifica ancora in evoluzione, il Real chiaramente si sta prendendo largo margine di vantaggio, è a un punto dalla coppia di testa Pescara-Asti, che nell'ultima giornata hanno riposato, quindi tutto è ancora possibile, possiamo dire anche tutto è ancora gestibile perché poi chiaramente potendo avere una situazione di predominio puoi anche andare a capire su con quale poi avversario poterti scontrare sotto certi punti di vista, ma questo ovviamente non se ne può far mistero perché chiaramente poi uno cerca sempre di agevolarsi il cammino successivo. Sì, si possono fare dei calcoli arrivati a questo punto della stagione, ma io penso che l'appetito vi è mangiando. Vedendo il calendario a disposizione della Real Rieti e il calendario a disposizione delle dirette avversarie,
sarebbe da pazzi non cercare di fare più punti possibili da adesso alla fine per poter regalare a questa squadra, a questa società e al nostro presidente qualcosa di sperato come possono essere le prime due piazze di questa classifica che ti permetterebbero di giocare addirittura una semifinale con il campo a favore. Secondo Daniele Ferri, in questo momento delle quattro squadre che compongono diciamo, il quartetto dal quinto all'ottavo posto, quale andrebbe ad evitare o comunque quale vorrebbe non incontrare, diciamo così, tra Montesilvano, Coggianco, Caos e Latina? Probabilmente a livello di roster da evitare il Caos, ma sono tutte e quattro grandi compagini, grandi squadre, grandi roster, ben allenate tutte e quattro dai rispettivi allenatori e sicuramente i playoff sono delle partite differenti da quelle della regular season e vanno approcciate in maniera differente. Purtroppo una va incontrata per forza, vedremo all'ultima giornata chi ci sarà capitato e ci metteremo al lavoro tutti quanti all'interno della società per poter affrontare nel migliore dei modi il turno dei quarti di finale per poter regalare a questa città il sogno chiamato semifinale playoff. Sogno chiamato semifinale almeno dopo ovviamente il trionfo in Winter Cup per una stagione che possiamo dire comunque fin qui davvero positiva tra Final 8 dell'Under 21, Final 8 della prima squadra, la finale di Coppa Lazio del femminile, la Winter Cup stessa è un piazzamento di prestigio fino a questo momento in campionato. Ovviamente la stagione del Real Rieti può essere considerata probabilmente la migliore in assoluto in questo quinquennio, lo dicono i numeri, lo dicono i trofei, lo dicono insomma la storia che poi verrà così tra mandata in futuro, quello che rimane scritto sui libri è veramente quello, così come una grande squadra, una squadra che poi in passato ha sempre dimostrato di arrivare fino in fondo, è l'acqua e sapone. E noi per introdurre, per parlare di acqua e sapone non potevamo non avere ai nostri microfoni il tecnico della formazione abruzzese Massimiliano Bellarte. Buonasera mister. Bentrovati tutti. Insomma, si rinnova una sfida, un appuntamento, Real Rieti acqua e sapone, il big match della 23esima giornata. Io mi permetto di dire anche a questo punto che sta diventando un po' un classico della Serie A italiana, per dirla un po' alla spagnola, mister. Che ne pensa? Beh sì, intanto quest'anno, o meglio, questa partita mette in palio punti importanti, soprattutto per noi, perché credo poi Rieti possa avere vita più facile tra virgolette per mantenere le prime quattro posizioni, quindi le teste di serie nella griglia playoff, quindi noi, per noi sono punti importanti per tentare di restare in quelle posizioni che garantiscono poi una terza gara in casa nel proseguo e quindi nella griglia playoff. Credo che poi negli anni stia diventando, come hai detto tu, un classico, perché comunque Rieti si sta confermando in queste posizioni. Noi dal canto nostro, da quando sono arrivato, quindi 5 anni, abbiamo iniziato la scalata e poi per rimanere sempre nelle prime posizioni o comunque cercare di giocarci le partite importanti, quindi arrivare quantomeno alle semifinali playoff e quindi stare inevitabilmente a giocare le partite contro Rieti, perché se Rieti mira a questo e noi miriamo a questo, naturalmente dobbiamo scontrarci. Ecco, tornando un po' a quella che è stata la gara d'andata, 4-0 al primo tempo per l'acqua e sapone, poi c'è stato l'accenno di rimonta del Real che si è portata fino al 4-3 e poi ovviamente rimonta purtroppo non materializzata. Cosa deve fare l'acqua e sapone per battere questo Real? Probabilmente una gara perfetta? Beh, io credo che comunque quello che garantisca le vittorie sia sempre la continuità delle cose, la continuità del gioco, la continuità degli aspetti mentali, la continuità dell'uso dell'intelligenza emozionale, quindi garantire una continuità serve per battere qualsiasi avversario, perché questo campionato ha mostrato un equilibrio di base, quindi ogni avversario necessita che la continuità del gioco, della conduzione della gara comunque sia di alta percentuale, che poi massima non può essere per un tempo lungo, questo è chiaro, quindi che sia di una percentuale alta. Questo dovremmo fare venerdì, così come credo che Rieti debba fare allo stesso modo, perché in realtà avere un approccio tra virgolette buono, poi come è successo a noi nelle ultime due gare,
poi non garantisce che le gare vadano in porto. Di contro, avere un approccio che non sia buono poi necessita di una rimonta, come è successo a noi nelle altre gare precedenti, quindi in realtà la continuità della conduzione della gara farà la differenza. Ecco, diciamo un po', diciamo, introdotto quello che poteva, che può essere, che è la prossima domanda che vado a fare, questo Acqua e Sapone, che negli ultimi due anni ha sempre avuto un po' così un avvio diesel, un avvio lento, poi però guarda caso, o comunque buon per l'Acqua e Sapone, una squadra che arriva sempre in alto, arriva sempre laddove così la classifica gli compete. Beh sì, per me comunque è una soddisfazione arrivare sempre nella via playoff, comunque sia arrivare in semifinale playoff come è successo negli ultimi anni. Quest'anno però siamo partiti anche bene, addirittura all'inizio eravamo nelle prime posizioni all'inizio, poi c'è stato un calo, poi c'è stata una ripresa, quindi questo è dettato dal fatto che comunque la squadra è quasi interamente nuova, quindi in realtà necessita di questa continuità per raggiungere dei risultati. Questa continuità è solo conseguibile con il tempo, con l'allenamento, con il dedicarsi e con il lavoro duro, quindi se questo continuerà vuol dire che qualcuno ci premierà. Mister, siamo quasi in conclusione, una domanda a questo momento, a questo punto è d'obbligo, perché ovviamente il personaggio me lo permette e soprattutto perché la situazione me lo consente. Nel Real mancherà Marzio Zanchetta, ovvero il capocannoniere della Serie A, un giocatore che poi è un ex di turno, uno che ogni qualvolta di fronte vede le maglie biancocelesti dell'Acqua e Sapone segna almeno due gol. Quanto mancherà questo giocatore al Real, soprattutto quanto vantaggio può tirar fuori l'Acqua e Sapone da questa assenza? Sì, il vantaggio da noi è che comunque partiamo da 0-0, nel caso ci fosse stato lui siamo partiti con un gap già da recuperare, perché comunque come hai detto tu fa sempre minimo due gol, ha detto una volta ce ne ha fatti cinque, quindi il fatto che Zanchetta non ci sia in campo ci garantisce questo, però di contro c'è tanta gente lì a Real Rieti che potrà sostituirlo egregiamente, anzi che non lo farà rimpiangere, che comunque necessita da parte nostra di un'attenzione speciale. Mister, prima di congedarla, prima di salutarla, ovviamente volevo fare una domanda anche dal mio ospite in studio, Daniele Ferri, il vice allenatore dell'Under 21. So che già vi conoscete, insomma avete insomma così anche un buon dialogo. Daniele. Innanzitutto invio i miei saluti al mister, che è sempre un piacere ascoltare. Di domande già gliene ho fatte tante e mi allaccio a quella che è stata la tua ultima domanda, Marco. Come cambia l'approccio settimanale a una partita così importante, sapendo che uno dei migliori giocatori, se non il miglior giocatore della compagine avversaria, mancherà per squalifica? Innanzitutto ciao Daniele, per me è sempre un piacere parlare con te, quindi domande puoi farmene quante ne vuoi. Inizio a fartene io anche di domande, così ci mettiamo a pari. Comunque credo che, ti dico che la nostra preparazione alla gara non cambia, perché io tento di preparare la squadra per migliorarla, quindi per migliorare i giocatori, per migliorare il collettivo e per migliorare poi di contro le nostre prestazioni. Non preparo la gara perché gli avversari non vincano, ma preparo perché la mia squadra vinca o perché la mia squadra possa vincere. Poi è naturale che ci sono degli accorgimenti che magari la presenza di un avversario ti provoca, però questo non cambia la preparazione della partita. Perfetto, mister, è stato davvero un piacere averla nuovamente qui in studio con noi, seppur in maniera telefonica. Avremo modo di incontrarci e salutarci venerdì sera al Palamalfatti per questa grande sfida. Io rinnovo ovviamente le congratulazioni, in bocca al lupo all'Acqua e Sapone, quindi appuntamento a venerdì sera. Grazie mister. Complimenti a voi, continuate così, grazie ragazzi. Un Massimiliano Bellarte, Daniele, mai banale, un tecnico che probabilmente è uno di quelli più interessanti di questa Serie A, uno di quelli che insomma è uno dei, non possiamo considerarlo ormai emergente perché è già più che affermato. Insomma, so che tu insomma da lui provi a studiare molto e per carpire, no, quelli che possono essere un po' segreti tecnici, tattici per una
possibile carriera anche tua da allenatore? Si cerca sempre di apprendere dai migliori. Mister Bellart è sicuramente uno dei migliori del panorama degli allenatori del futsal italiano. È sempre stata una persona molto disponibile nonostante le molteplici richieste che ha. Di questo gliene sarò sempre grato, perché non ha mai fatto mancare una risposta a qualche mio quesito o la sua disponibilità di incontrarmi nelle occasioni in cui magari c'è stato Re Arrieti a Questapone qui al Palamalfatti o in terra abruzzese a Montesilvano. E quindi venerdì sarà ovviamente nostro avversario in campo, ovviamente sarà sicuramente una gara da seguire, una gara da vivere tutta ad un fiato, perché quando ci sono queste, diciamo, queste sfide il pronostico resta abbondantemente aperto, almeno fino al suono della sirena, e al Palamalfatti ne sappiamo qualche cosa, no? Assolutamente sì, se Re Arrieti a Questapone è già una sfida da tripla di suo, al Palamalfatti viene tutto ampliato e diventa ancora più impossibile fare un pronostico su questa partita. Perfetto, e allora abbiamo sviscerato molti temi su quello che riguarda la Serie A, poi dopo rinnoveremo ovviamente l'appuntamento anche per quel che concerne la diretta streaming, per chi non potrà seguirci direttamente dal Palamalfatti. Apriamo una piccola parentesi, perché ormai ci siamo, parliamo di Under 21, parliamo di playoff, il Real abbiamo detto ci è andata con tutte le scarpe, ma abbondantemente rispetto alla tabella di marcia, chiudendo la regular season con due turni d'anticipo. Daniele, si giocherà, abbiamo detto, il 3 aprile la gara dei sedicesimi di finale, se non vado errato, ma prima ci sarà il preliminare il 30 marzo tra ovviamente due delle possibili avversarie del Real. Sì, ci sarà il preliminare tra Lido di Ostia e Virtus Palombara, che ci permetterà di conoscere chi sarà il nostro avversario nella doppia sfida andata e ritorno dei sedicesimi. Real, che come dici tu ha meritatamente conquistato la vittoria del girone M del campionato nazionale Under 21 e che adesso siamo a duro lavoro con il nostro preparatore Luca Verdecchia per rimettere benzina nelle gambe e con il mister Davide Festuccia per poter arrivare più lontano possibile in questa cavalcata playoff e ripagare la grossa delusione che è stata in primis per noi stessi dell'Under 21 di una bruciante e cocente eliminazione nella Final 8 di Coppa Italia. Ecco, parlando proprio di Final 8 di Coppa Italia, perché poi l'argomento non è stato più toccato, diciamo, dividiamo un po' il discorso in due. Delusione cocente sì, per come, diciamo, si è sviluppata la partita. Forse un pizzico di consolazione, perché poi Aosta è stata la squadra che si è manifestata la più forte, ha vinto l'edizione 2016. Quanto però questa esperienza poi alla fine può contare sull'esperienza playoff, perché poi chiaramente andando avanti non dico che diventerà una nuova Final Eight, ma insomma siamo lì vicino. Sì, sono d'accordo con te, non sarà una nuova Final Eight, ma ci andrà molto vicino. Abbiamo già avuto la fortuna e il piacere di incontrare grandissime squadre nel nostro girone come la BA Sport Orte o la stessa Lazio Calcio 5, che ci hanno messo a dura prova nei duplici confronti sia in casa che nei loro palazzetti. Però la sfida con l'Aosta è stata una sfida che ci ha preso un po' impreparati, soprattutto dal punto di vista di approccio sia la manifestazione che la gara stessa. Probabilmente sì, ci consola il sapere che l'Aosta poi ha vinto la competizione, ma ci fa ancora masticare più amaro il fatto di sapere che potevamo competere a quei livelli sino alla fine. Proprio qualche giorno dopo la finale della competizione ho letto un post su Facebook del capitano dell'Aosta che diceva che proprio la vittoria con il Re Arrieti gli ha dato la consapevolezza di essere una grande squadra e che potevano ambire alla vittoria finale. Perfetto, e allora noi siamo davvero in chiusura di questa nuova puntata di Weekend Futsal. Allora stanno tornando un po' tutti gli appuntamenti al loro posto, visto che il campionato sta recuperando la sua regolarità dopo le tante soste per gli europei che si sono disputati, insomma, e poi per la nazionale. Tra l'altro rinnoviamo nuovamente gli auguri di congratulazioni per il nostro Beppe Micoli, che fa parte della spedizione azzurra del tecnico Menichelli.
quindi Daniele, io ovviamente ti ringrazio e ovviamente ti do appuntamento, non mancherai di certo venerdì sera al Pallamalfatti ore 21. Grazie Daniele. Grazie a te Marco, come sempre gentilissimo per avermi invitato. Un ringraziamento al tecnico Massimiliano Bellarte che è stato nostro ospite in diretta telefonica direttamente da Montesilvano. Un ringraziamento a Zac che ha curato la parte tecnica. Prima di salutarvi, i nostri riferimenti social, la pagina Real Rieti su Facebook, i nostri siti di riferimento www.realrieti.com e www.realrietichannel.tv per seguire questa trasmissione, per seguire tutte quelle che vi regaliamo, vi concediamo nell'arco della settimana. Appuntamento a venerdì sera, ore 21, Pallamalfatti, Real Rieti, Acqua e Sapone. Per chi non potrà esserci per tanti motivi, per chi ci segue da fuori, diretta streaming a partire dalle ore 20:55 sulla nostra piattaforma realrietichannel.tv, da Marco Ferroni è davvero tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di Real Rieti Channel.